Marinerie d'eccellenze, location di vacanze e ovviamente eccellenze anche territoriali in un fazzoletto di terra leggermente ristretto rispetto alla norma. E quello che troviamo qui è l'azienda vitivinicola e olivicola I Greco. E ho il piacere di avere qui con me Filomena Greco, che ci ha fatto fare un viaggio alla scoperta di questo magnifico fazzoletto in cui crescono oliveti e vigneti. Quali sono le eccellenze che qui producete, Filomena? Beh, noi produciamo, innanzitutto vi ringrazio per essere venuti a visitare questa parte della Calabria, che è una parte bellissima di questa regione, il Basso Ionio Cosentino. Noi produciamo olio e vino ovviamente di qualità, sono prodotti di eccellenza, si utilizzano soltanto vitigni autoctoni, così come cultivar autoctone per quanto riguarda l'olio. Abbiamo, per quanto riguarda l'olio, appunto la cultivar e la dolce di Rossano, mentre per quanto riguarda i vitigni sono il gaglio, il greco bianco e il calabrese. Noi parliamo di mare, no? Quindi una curiosità mi è venuta facendo questo giro qui in Calabria. Qual è il vino che meglio si addice al buon pescato italiano? Beh, parlando della mia azienda, sicuramente il vino che porta il mio nome, che è il Filù, è un vino bianco fatto con il 90% di greco bianco e il 10% di malvasia e montonico e passato in barrique. E ovviamente si addice molto al piatto nostro tipico, che è la ghiotta, come voi ben sapete, che è un piatto veramente molto succulento. Spero che lo possiate assaggiare, degustare e poi dirlo ai vostri amici in modo tale che possano venire qui a mangiarlo, perché i nostri pescatori sono veramente molto bravi. Ecco, io sono ritornato al porto, però qui pesce non ne vedo, quindi mi sa che la sensazione della ghiotta mi resterà come un groppo in gola. Però vediamo un po' nei dintorni, c'è il presidente del Gacchi Borghi Marinari della Siparitide, nonché presidente del Consiglio Comunale di Cariati, Cataldo Minò. Cataldo, com'è che qua io non vedo pesce? In realtà non è che non lo vedi, in realtà qua il pesce c'è ed è buonissimo. Ma qui diciamo che il pesce va a ruba, no? Esatto, è anche questo. Magari è opportuno venire la mattina quando arrivano le barche per fare, diciamo, una bella ghiotta. Ma il comune di Cariati quale attenzione pone verso questo suo mare stupendo? In realtà Cariati, proprio come tradizione marinare, ha una lunga tradizione, ci sono delle famiglie che si dedicano, diciamo, da più generazioni a questa attività della pesca, e Cariati ha mantenuto e mantiene queste tradizioni attraverso adesso, diciamo, i figli degli antichi pescatori che, come vedete, diciamo, hanno anche fatto una discreta flotta. Che bella storia. Quanti sono i borghi marinari della Sibaritide? Sono tanti? Noi come gruppo di azione costiera praticamente ci siamo costituiti e i comuni che ne fanno parte sono Corigliano, che è anche una città di tradizione marinare, credo che sia una delle più importanti della Calabria, quindi tutta la fascia costiera che va da Corigliano fino a Cariati è inserita in questo gruppo di azione costiera che noi adesso stiamo valorizzando. E raggiungiamo appunto un altro grande esponente di questa costa meravigliosa, Lenin Montesanto, fiduciario della condotta Slow Food Sibaritide Pollino. Lenin, quali sono i piatti della tradizione? Ma sicuramente la ghiotta. Ecco. Sicuramente questa, insieme a tanti altri piatti di pesce e di carne. La ghiotta è un mix di pesce povero di tutte le taglie e di tutte le dimensioni.
noi dovremmo riuscire, ecco, a portare la ghiotta sui tavoli dei ristoranti, facendo capire che ha un valore non soltanto romantico, nostalgico, ma anche un valore economico. E come la ghiotta, tutti gli altri piatti, io li chiamo, preferisco chiamarli piatti della memoria, il pesce dimenticato, i piatti della memoria, i piatti attraverso i quali un territorio come Cariati e come altri territori costieri possono effettivamente emozionare l'ospite. Se non è emozionato e se non riceve emozioni, probabilmente non verrà e non ritornerà. E quindi è questa la sfida. Noi allora tenderemo di scoprire e di rispondere a questa sfida qui alla rassegna gastronomica del Buon Pescato Italiano. E invece a me, per adesso, non resta che andarmi a gustare il tramonto di questo territorio. Non sono l'unico questa sera ad aver scelto di voler vedere il tramonto su questa meravigliosa spiaggia di Cariati. Ho incontrato infatti Rosalba Forciniti, medaglia di bronzo alle Olimpiadi 2012. È facile allenarsi qui a Cariati per una come te? Sei stata fortunata. No, scherzo. Ma in realtà non mi sto allenando, perché anche io, come tutti gli esseri del mondo, mi sto riposando. Quindi ho scelto proprio di venire qua, che non è soprattutto la prima volta che vengo, ma quando ero piccolina con i miei genitori stavo sempre qui. Quindi essere ritornata comunque fa sempre un bell'effetto. Poi avere un mare come questo, io che vivo a Roma da ormai 13 anni, non c'è, quindi sto sempre in acqua, infatti ne approfitto. Posso chiederti di fare da testimonial per il Buon Pescato Italiano? Un invito per mangiare il pesce azzurro. Mangiarlo, perché è buonissimo. No, beh sì, sicuramente il pesce, a parte, a prescindere, il pesce azzurro, però è sicuramente un ottimo alimento, perché fa parte della categoria delle proteine, quindi non fa ingrassare ed è un pasto molto buono. E poi qui a Cariati diciamo che il pesce è buonissimo. Ah sì? Assolutamente. Sì, vabbè, in Calabria si mangia bene dappertutto, quindi ovviamente sì. Io ti ringrazio perché sento una musica suonare e vado a vedere chi è. Grazie per esserti prestata a questo gioco. Ciao, grazie mille. Ciao. Sentivo bene dunque, è una musica che ci trasporta sulle onde del mare. Maestro Cataldo Perri, grazie. Grazie per questa straordinaria composizione, per questo dono che ci sta facendo. Come si racconta l'identità di Cariati attraverso la musica? Beh, è molto, così, è molto intrigante il legame fra Cariati e la musica, perché è il mare attraverso la musica, perché in effetti Cariati, come tutti i paesi costieri della nostra regione, è stata così interessata anche da un fenomeno così di contaminazioni culturali, e storicamente Cariati sappiamo è stata così invasa anche dai turchi, con delle incursioni turchesche dal 1540 in poi, quindi hanno portato saperi, malgrado abbiano anche prodotto violenze nella nostra popolazione, perché una delle storie in particolare a cui sono molto legato, di cui ne ha scritto anche Assunta Scorpiniti, è la storia di Laura, una ragazza di Cariati rapita dai turchi nel 1540, è divenuta per la sua straordinaria bellezza la favorita del sultano di Costantinopoli. Quindi questo brano che io ho subito appena adesso fa parte della mia prima opera musicale, che si chiama Laura del Sultano, ed è appunto così, ho fatto Harem, questo brano che un po' racchiude i suoni del Mediterraneo, si sente un po' l'influenza araba, l'influenza spagnola, quindi il mare è un collante di culture eterogenee e chiaramente e porta tutto dove approda, per cui noi nella nostra musica, io dico sempre che nella storia di un brano di musica etnica molte volte è racchiusa la storia di un popolo. Quindi Cariati si racconta attraverso il mare per queste contaminazioni storiche. Lei l'ha annunciata giusto appunto prima, no? Assunta Scorpiniti, autrice tra l'altro di un racconto bellissimo, di un libro bellissimo sulle onde della luna. Chi è Laura e chi sono queste Laura oggi di Cariati, Assunta? Laura è una donna, come diceva Cataldo, una donna bellissima, una donna che racchiude l'identità della nostra terra, perché racchiude i saperi, racchiude la forza, racchiude la tenacia delle nostre donne, che sono sempre state l'asse portante della nostra società. Queste donne, come anche queste che io racconto nel mio libro Donne sulle onde della luna, donne di mare e storie di pesca, le donne della nostra comunità marinara che rinnovano e ripetono in un certo senso questi caratteri, questa identità profonda della donna di Calabria. Maestro Perri, ma
Il mare è più per uomini o per donne? È un affare da uomo o da donne la pesca? Beh, la pesca fondamentalmente e principalmente chiaramente ha sempre coinvolto gli uomini, no? Perché è un lavoro abbastanza pesante. Certo, Assunta ha aperto uno spaccato abbastanza così interessante su questo, antropologicamente così, abbastanza rilevante, perché poi quando gli uomini non c'erano nel tempo di guerra, ma lo spiegherà molto bene lei, chiaramente le donne hanno dovuto un po' rimboccarsi le maniche e fare di necessità virtù, quindi di sfruttare al meglio questo specchio di mare straordinario, ricco di cultura, ma anche ricco, di, per fortuna, anche di tanto pesce buono, di tanto pescato buono. Quindi diciamo, le donne hanno dovuto rimboccarsi le maniche appunto e andare a buttare le reti, prendere il pesce buono e conservarlo per l'inverno, come insomma con la sapienza tipica delle nostre mamme e delle nostre nonne. Qual è per te il messaggio più bello che possiamo dare per invitare oggi le persone a riscoprire il mare, a riscoprire la pesca, a riscoprire il buon pescato italiano? Guarda, io in questo libro racconto ovviamente delle donne di mare, le storie di pesca, però molte di queste storie sono raccontate attraverso gli occhi dei bambini, dei figli dei marinari. Io ho voluto raccontare queste storie perché nel loro sguardo di meraviglia, di stupore, di attesa di poter percorrere il mare sulle barche dei padri c'era una grande forma di rispetto verso l'elemento naturale, ed è a questo rispetto che noi, a mio giudizio, dobbiamo tendere: rispetto per il mare come elemento naturale, ma rispetto anche delle culture, delle sapienze del mare e di tutte le popolazioni che attraverso il mare, anche attraverso le carrette del mare, oggi si incontrano. Queste altre storie noi racconteremo dal 18 al 20 agosto alla rassegna gastronomica del Buon Pescato Italiano di Cariati. Allora io vi ringrazio e raggiungo Paolo Giarletta, responsabile del progetto Buon Pescato Italiano, al quale chiedo l'ultima parola di questo nostro racconto della città e dell'identità cariatese. Beh, infatti voglio ringraziare innanzitutto Cariati per aver ospitato questa importante rassegna e per raccontare queste storie che raccontano appunto la storia del mare, la storia della pesca, è quella che noi vogliamo rappresentare in questi tre giorni, vogliamo far scoprire questi tesori, far scoprire queste tradizioni, far scoprire appunto un'entità. E perché Cariati perché ha una storia lunga, l'abbiamo appena raccontato i nostri amici, e quindi riteniamo che fosse la location principale per questa manifestazione che appunto impegnerà e avrà i riflettori di tutta Italia proprio per raccontare questo mondo. L'appuntamento allora è da domenica 18 a martedì 20 agosto al porto turistico di Cariati. Noi vi aspettiamo, buon pescato italiano a tutti. Al giovane Leonardo il mare di notte lo lasciava a bocca aperta. Ne avvertiva la magia, specie dopo la cala e Rucinciolo. Nel silenzio surreale dell'altezza notava come dall'immobilità assoluta iniziasse a percepirlo lievemente frizzante, poi sempre più in un concerto di bolle prodotte dal pesce che gargia, attirato dalla lampada a gas di petrolio. A sbalordirlo era anche il fenomeno al quale assisteva ogni volta prima dell'imbarco serale, quando la temperatura era già calda o iniziava a farsi mite. Col mare calmo ci andava apposta all'onda, a vivere l'esperienza misteriosa di tirare col piede nudo, calci al mare e vederlo brillare di scintille di luce che si spiergevano intorno come lucciole. Come in l'acqua è così? Perché fochia? Si chiedeva ogni volta, anelando la spiegazione che non sapeva darsi e provando il piacere infinito dello stupore.